P-Web Radio Social TV, la radio che si guarda. In collaborazione con il gruppo teatrale Baci di Angela Bambina presentano Radio Teatro 2022. Le vicende della famiglia Bartolillo. Ciuciulè, ciuciulè. Una radiocommedia di Angela Bambina. Lo sentiste? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Lo cercaste? Dunne, dunne, dunne. Ma lo trovaste? Un c'è, un c'è, un c'è. E che c'è? Ciuciulè? Miii, vicino sparrettere. Dunne, dunne, dunne. Un c'è, un c'è, un c'è. Che c'è? Che c'è? Che c'è? E che c'è? Ciuciulè? E che c'è? Sempre curtiglio ne stasciata. Signori e signori, non so a casa vostra, ma a casa della famiglia Bartolillo ne succedono così tante che è difficile pure a dirlo. In questo episodio, Nunzia ha incarico da parte di Serafina e la cognata Maria di fare commissioni al mercato. Tra un paio di calze ed una chiavetta per la vetrina, Nunzia si rivolge ad un venditore di bottoni, che non sa più come svincolarsi da una situazione che sta diventando scomoda. Come finirà? Riuscirà ad avere pazienza il venditore di bottoni? E chi lo sa? No, non si è! Ma ti ho mutato, non sei no mercato! Ma per la maggior parte venisse pure al suo mercatino, avesse bisogno di raccattarmi una poco di cose. Solo che sei nata niente a mio marito che non si sente tanto buono. E avete pure quello cerco, rocco, rocco, non si è visto per i piedi. È stato male stanotte, manco potete dormire. E manco feci dormire, manca mia, no? Ma tu lo capisci? Mi feci dormire, sono stonata come una campana stamattina. E perciò io sono stanca, che non si sente buono. E poi l'avessi a trovare pure. Però mi serviva il mercatino, avessi di accattare due pare di quasette. Per mia e due pare di quasette. Per mio marito, per Rocco. Ma tu che famo facessi suo piacere, va? E le sorte, mettici tu, che poi appena vengo, poi te le rugno. Vabbè, avanti dai, fammi sta cortesia. Vieni, usare un negadire. Alla feriatetta accadono c'è che due tabacchino, pagliere dopo, c'aveva essere uno che venne ottuna, quasette, chiavette. Vieni, vieni, se che solave, a domani a chiesto che mi pare un grande cristiano, va, ben sistemato. Vieni, 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 se l'avevi chiesto. Va bene, Nunzia. E che me la pigliare, per mio marito, me la pigliare, sai di chi del righine, verdone e marrò, perché ave un vestito verdone e una cravatta marrò, e perciò c'è abbinare le quasette vanno abbinate allo vestito, che poi a maglia la zita, su mi se che c'è, perciò dico se mi può accattare queste quasette a cussepe per Rocco. Per me a me ci usa come a pigliare un paio di gambalette che di nivore, che di bede duppie, non stava bene niente perché che boia, ormai è una metà. Certo, pila me ne levo più, però qualche pilo sempre si vede. E allora deve essere bello coperto, va? Vedo doppio sto quassettone, non ti seggiare. Vieni a farmi sto piacere, va? Poi magari vedremo se mi piacciono, poi il prossimo lunedì magari se ci posso trovare io al mercatino, va. Ma intanto vedi se le trovi tu, va. Fammi sta cortesia, mettici le tue le rane che poi appena vengo te le faccio dare di Rocco. Sì, sempre se lo trovo. Rocco! Rocco, non ne sei? Rocco! È Rocco! Ma sempre che siamo mucce! Io non ci capisco! Mi pare che stai nata ci avevi essere un mercato. Sì, sì, oggi un mercato c'è. E mia cognata Nunzia, mi pare che mi aveva detto che ci avevi a dire. Ma idea? Ive, dico, ma è come nata già la conoscivo? La gonna a cuoce, la camisa tutta fantasia. Nunzia! 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 Ma che stai nata al mercato?
Che diceste? Parla più chiara, che mi pare che ti mangi le parole. Mi mangio le parole. Sono tutte surde in sta casa. Ma chi stai in allo mercato? E ogni care voce che ti sento. Se stai venendo allo mercato a cattare qualche cosa. Se avessi bisogno di una chiavetta per la vicina. Una chiavetta per vicina? Solo una chiavetta, non si ha. Se la trovo, l'ha accatto. Grazie, grazie. E poi mi fa sapere quanto te dare. Capo si vede, non ti preoccupare. Bottoni, bottoni, bottoni. Ma va a scusare, ma che vinne? Signora, ma chi è sorda? Bottoni. Che? Portone? Sì, maniglie e porte del mezzo. Ah che? Falegname allora. Signora, ma occhio che sorda è pure orba. Torta mia, ma come si permette? Quando mi maritavo era dritta come una cannella. Ora certo un sogno più come allora. Ma no, che mi ha dire che sogno torta? Ma perché non si taglia lei? Signora, mi vuole fare travagliare. Bottoni, bottoni. Lo capivo, lo capivo. Non c'è bisogno di abbagnare come fa lei. Pare che fosse sorda. Allora mi dicesse una cosa. Chiavetti di chi facevano una volta a nave. Ma che? Bottuna a forma di chiave. Portuna a forma di nave. Ma mamma, scusare, non è che per caso lei è sordo? Chiavetti, chiavetti. Signora, attenda sta mia. Isse nella trasciata che c'è un chiavettere e venisse so cavà a cattare. Un carrettere? E chi hai lo scecco, mula e cavallo con mia che mi manda nello carrettere? Magari avessimo lo scecco, sicuramente Guido ne avessimo già caputo. Ah, curisce, lo che cosa saputo? Ma chi doveva avere ora che morì? Già ci fecero lo funerale dell'anno. Certo, io non ci può dire perché su giorno aveva un matrimonio. Va se no, ci va. Un bravo cristiano era. Mischino, che pena che mi fici quando lontisi. Certo, c'è una cosa di buono, che tutti ama morire. Attendasse mia, se lei vuole morire, suo affare so. Ma mia, mi facesse travagliare. Bottoni, bottoni. Ma io vorresti sapere perché lei a mia non mi vuole servire. Che li merera non ci piacciono. Surate su come tutte l'altre. E le sue asse, signora, che a mia che ne so non mi servono. Per piacere, sinistra. Che disse? Ma allora è proprio sordo. Una chiavetta! In italiano manco lo capisce! E come la mia? Solo la morte, sei arrivata a chi? Ma quale sorte è sorte? Perciò per una chiavetta cosa ti tirerà a sorti, eh? Signora mia, ma lei mi vuole fare rincretenire stamattina? Che dissi? Signora, cretino sogno! Che dissi? Cretino sogno! Ma che dissi? Cretino sogno! E poi si affennano se ce lo dice nulla. Lo sentiste? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Lo cercaste? Dunne, dunne, dunne. Ma lo trovaste? Un c'è, un c'è, un c'è. E che c'è? Sciuciulè? Mi vicino il sparrettere. Dunne, dunne, dunne. Un c'è, un c'è, un c'è. Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? E chi c'è? Sciuciulè? E chi c'è? Sempre curtiglio in sta sciata. A P-Web Radio Social TV, la radio che si guarda. In collaborazione con il gruppo teatrale Baci di Angela Bambina hanno presentato Radio Teatro 2022, le vicende della famiglia Bartolillo. Ciuciulè, ciuciulè, una radiocommedia di Angela Bambina. In questo episodio hanno recitato Giusy Adragna, Serafina Pillica in Bartolillo, Marina Cusumano, la cognata Maria, Concetta Ciulla, Nunzia, Salvatore Cacciatore, il venditore di bottoni. Potrete seguire le vicende della famiglia Bartolillo su www.apwebradiosocialtv.it. Ciuciulè, ciuciulè! Curi sovigno mare la mu-
e si ribadì i palazzi. Luca Saruna un mezzo più passiari e Luca Steduruna un'aria medievale, stemma vemula qui la reali. Forse città un è di la so granizza, ma città lue pa so pidizza. A tutti la testa idda, sempre fa firriari, tutti li cosi belli italiari. La coppola, li pupi, la cassate, lu cannolu, sono li nostri simboli, insieme la lu mariolu. La coppola, li pupi, la cassate, lu cannolu, sono i nostri simboli, insieme la lu mariolu. Da Fontanazio Monti Bonifato, qua Torri Saracena ni fa capo. Ci rende sotto lo santuario, pesciata ne ricemo lo rosario. Le chiavi ci donamo, manu pilaso festa, di lu paesi d'Alcamo e della patronessa. Forse città un'è, di la so granizza, ma città lue va so pidizza. A tutti la testa idda, sempre fa ferriari, per tutti li cosi belli italiani. La coppola, li pupi, la cassate, lu cannolu, sono i nostri simboli, insieme la lu mariolu. La coppola, li pupi, la cassate, lu cannolu, sono i nostri simboli, insieme la lu mariolu. Grani giullari, con lu contrasto ibra divinità, lu poeta d'eccellenza di la città. Rosa fresca lentissima che appare in bella estate, le donne ti disiano pulzelle maritate. Soppidizza. A tutti la testa idda, sempre fa ferriari, e tutti li cosi belli di italiani. La coppola, li pupi, la cassate, lu cannolu, sono i nostri simboli,